Buongiorno! Allora, oggi 5 agosto ho deciso di vloggare. Sono in partenza, vado al paesello. Ovviamente dico subito che io non so quando riuscirò a caricare questo video, quindi appena possibile lo caricherò e mi farò prestare al brutto il wifi da Emanuele. Oppure andrò da mia zia, vedremo un po'. Ora io devo continuare perché poi mi tocca pure partire presto. Perché? Perché stasera al paesello c'è la notte bianca e purtroppo le strade me le chiudono alle 7, però la possibilità di sosta non ci sarà più dalle 5, quindi a me mi tocca massimo per le 4 essere al paesello. Io direi che intanto vediamo se ci raggiunge Derek. Sì, eccolo. Davo, vieni, non ti preoccupare. Lui, dove vado io deve venire lui. Lui c'ha sta fissa. Adesso mi prendo un succo. No, non ti esaltare, Derek, non è per te, la colazione è per me. Huh? Sto panzone, è pure ingrassato. È ingrassato di 2 chiletti. Lui, se non si mette a panzetta, non è contento. Dai un bacio. Vieni qua, dai un bacio. Dai un bacio. Bello, l'amore mio. Va bene, mi metto al lavoro perché sennò non combino niente. Ci rivediamo tra un po'. Ok, io ho finito, mi sono anche vestita. Questi sono tutti i bagagli da notare, la cosa importante da portare al paesello. Il pane. Ops! E va bene, io vado a mangiare perché sono le 12:43 e così parto. Allora, si può dire che partiamo male perché non mi si chiude il portabagagli. Ho rischiato di non partire. Ah, c'hai ragione, pure la cintura me l'ho scordata. Partiti, adesso penso che mi fermo, che mi prendo un caffè. Vado dal mio amico barista che mi fa il mio caffè speciale. Vi ricordate la maglia che avevo nella diretta di Instagram? Sono andata a prenderla anche in nero. Sono pessima, sono pessima. Bene, fatto questo, adesso veramente partiamo. Arrivati! Vedete anche il copilota. Alle 2:03 si alza in piedi e controlla, guarda. Comunque, siamo arrivati al paesello. Topino! Davo! Sempre così curioso quando ogni volta che arriviamo. Adesso mi tocca fare piano piano la strada perché purtroppo qui hanno messo i dossi e quindi dobbiamo andare piano piano. Boh. Poi con la macchinetta mia si sente tutto. Che poi contate che i dossi l'hanno messi perché una persona importante di questo paesino, da quello che ho capito, si era ubriacato, ha fatto un macello e quindi l'hanno messi apposta. Certe cose vi potrei raccontare del paesello che vabbè, lasciamo stare. Come si dice, stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti. Dopo questo i dossi sono terminati, quindi siamo arrivati e possiamo tranquillamente scaricare. Sono già in preparazione per stasera, cioè non potete capire, già stanno preparando tutto quanto. Io sinceramente sono un pochino terrorizzata perché vorrei lasciare la macchina in un punto buono in modo che la posso comunque controllare e via dicendo, però non lo so. No, vado dai miei zii, gli spiego la situazione e gliela lascio a loro. Quindi mo mi fermo, prendo un caffè e gli spiego tutto. Arrivati, però come vi ho detto, ho lasciato la macchina a mia zia. C'hanno la casa chiusa in un recinto, quindi sono molto più tranquilla e serena. Niente, noi stiamo tornando a casa.
perché non ci mettiamo niente da casa di mia zia a casa mia ad arrivare. Da qui si sbuca ai giardini vecchi. Arrivati, mamma mia, sono cotta. Non sono le pecore, è Derek che sta bevendo perché c'è la medaglietta nel collare. Portare su tutta quella roba con due piani di scale non lo auguro a nessuno. Allora, io adesso vado in bagno, disfo tutto perché sistemo tutto in modo che così per 2 settimane sto serena, tranquilla, cerco di fare tutto, E poi penso che mi farò una bella doccia perché proprio non si può. Se muore, se muore. Finito, ce l'ho fatta. Qui l'armadio è strapieno. Qui sotto scarpe, 2 borse in più mi sono portata così giusto per quando Mario voglio mettere una borsa un po' più tranquilla, easy. Poi qui avevo comprato sto mobilettino così piccolo, così all'Eurospin che avevo trovato a poco. Mi sono portata un botto dei trucchi, ragazzi. Vi faccio vedere che qui ci stanno tutti i gioielli. Qua c'è i miei rossetti preferiti di MAC, le tinte e i blush e ovviamente le mie 3 palette di Nabla, 3. E poi qui mascara e prodotti per il viso, gli unici 2 prodotti per il viso che adoro. Contando, ah sì, perché in più, ragazzi, cioè, non è finito, Guardate un po'. Un cassetto pieno di roba, voglio continuare a studiare inglese, disegnare un po' di prodottini per il corpo, smalto perché adesso mi faccio pure le unghie velocemente, cioè con quello che può sembrare l'essere pochi bagagli, in realtà l'ho strariempiti di roba. Adesso sono le 7:02, mi faccio una doccia al volo, mi preparo, mi trucco e porto lui. A dopo. Finito, prontissima, ok. Questo è il look, come vedete la festa è già iniziata. Questo è il look, ho preso la maglia nuova con la mia gonna di H&M, quella lunga, e scappo, vado, ci vediamo durante la festa. È iniziata la serata, si vede qua dietro. Ciao! Andiamo a vedere le foto perché del loro shooting. Del video che hanno fatto, ve lo lascio qua. Andiamo a vedere il risultato delle foto. Sicuro saranno bellissime. Guardate che figona che lancia la paglia in aria. È molto ciociara Sì, magari. Magari ciociara. E iniziamo con la notte bianca. Fatta a metà i funghi fritti, ci sono arrivati 3. Per non parlare, scusa, del polpo? Non c'era! Dato che non c'era! No, salvateci! Qui si fanno scontri fra passeggini, qui famo il cheat! Un goccio solo di vino! No, ma poi abbiamo bevuto solo un goccio di vino, quindi questa è tutta proprio sanità, proprio perfetta mentale. Queste sono le attrezzature quando c'è la festa. Usare il passeggino come tavolino. Derek è impazzito. Eccoci. Sono venuta a casa che sono venuta a posare Derek. Il poverino sarà stanco morto. Comunque l'ho fatto. Vai, Derek, bevi. Mo' gli metto l'acqua. Io rivado dai ragazzi.
E lui rimane qua, mi aspetta qui, così poi domani mattina riusciamo. Oh, Tofino, fai il bravo, eh? Dai, e noi torniamo dai ragazzi. A dopo. Non ha bloccato, è assolutamente la tinta regge, però la tinta regge. Vogliamo fare pubblicità? Non si trova più, è la vecchia edizione di Kiko, però non la fanno più. Però l'illuminante di Becca resiste, te lo prendo io, te lo prendo io. Potete capire perché la amo da morire. Oh, via, 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 via. Vai, 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 vai. Marco, vai. Un casino tremendo. Via, gira nel palo. A, E, I, O, U, Y. C'ho quest'altro. Multitasking. Lo so, i pupi dormono. Tornata. Non sono cottissima, però è stata una bella serata, movimentata come al solito. Poi ci siamo scatenati, hanno offerto tanta musica dal vivo, diciamo che musica rock un po' folk non è purtroppo il mio genere, l'ho provata ma non riesco a tollerarlo, però comunque erano bravi ragazzi, non è tanto. Lui è con noi. Topo prende posizione perché ha capito che io mi devo struccare. E no, fantastico che per tutta la sera però avevo messo la cavigliera che mi ha regalato Emanuela. Mi piace tantissimo perché comunque c'ho tutte queste catenelle che scendono, che io ero comunque sempre contro le cavigliere, invece mo lei mi ha attaccato questa passione, quindi penso che ne cercherò altre. Io a questo punto vi saluto, vi mando un grosso bacione, spero vi sia piaciuto il vlog e al prossimo video. Ciao!